vecchio uomo sedeva solo in un viale oscuro. Non sapeva quale strada prendere, aveva dimenticato da dove veniva e dove era diretto. Seduto a terra per riposare le stanche gambe, alzò la testa e vide davanti a sé una donna anziana. Ghignò senza denti e poi intonò le parole: «Ora è il tuo terzo desiderio. Quale mai potrà essere?» «Terzo desiderio?» L'uomo era sorpreso. «Come può essere un terzo desiderio, se non ho mai chiesto un primo ed un secondo?» «Hai già espresso due desideri», disse la vecchia. «Ma il tuo secondo desiderio era di far tornare tutto esattamente come era prima del primo desiderio. È per questo che non ricordi nulla, perché tutto è tornato come quando non avevi ancora espresso alcun desiderio». Ridacchiò. «Quindi è per questo che ti rimane un unico desiderio». «Va bene», disse l'uomo. «Non credo a queste idiozie, ma non vedo nulla di male in un semplice desiderio. Vorrei sapere chi sono io». «Divertente», disse la vecchia mentre faceva avverare il desiderio, scomparendo. «Quello era il tuo primo desiderio».